Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Per niente non si ha niente, dice il proverbio. Eppure, quante cose essenziali ci arrivano gratis? L'aria che respiriamo, ad esempio, la salute, il pane, d'accordo che occorre lavorare per guadagnarselo, ma se la terra si rifiutasse di produrre grano, non si mangerebbe. E la terra, come è noto, produce gratis, nessuno la paga. E il sole, e la pioggia. In questa domenica si afferma che Dio manda i suoi doni come la pioggia. Diede ordine alle nubi dall'alto e fece piovere su di loro la manna. Che sarà mai questa manna, questo pane che piove dal cielo? Gesù aveva saziato una folla considerevole moltiplicando a dismisura 5 pani e 2 pesci. A quella folla che lo andava a cercare anche nei giorni successivi dice: datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna. Tutti si danno da fare per il cibo che non dura. È una fortuna che abbiano inventato i frigoriferi e i congelatori per conservarlo. Ma la cosa più preoccupante è che oggi anche le persone rischiano di ridursi a frigoriferi, a contenitori di cose, cioè a bidoni di rifiuti alla fin fine. Al tempo di San Paolo il problema dei rifiuti da smaltire non c'era. E allora l'Apostolo adopera un'altra immagine. Non comportatevi più da pagani. Abbandonate l'uomo vecchio che è in voi e rivestite quello nuovo. Vecchio non è chi ha 80 o 100 anni. Vecchio è chi già a 20 o 30 o a 40 anni cerca solo e sempre cibo che non dura. Vecchio è chi è ingozzato di cose ma non è affatto felice. Come se ne esce? Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che Dio vi darà. Ecco la terapia che propone Gesù. E come si fa a procurarsi quest'altro cibo così diverso? Questo dovete fare, risponde, credere in colui che Dio ha mandato. E poi aggiunge, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà sete mai. Andare da lui, credere in lui, non è una faccenda che prende un'ora la domenica e poi basta. Prende la vita invece, l'anima la smuove, ecco perché dice chi viene a me non avrà più fame. La fede in Gesù Cristo è fatta di dinamismo, di inquietudine, che se poi sembra una pretesa esorbitante la sua, ricordiamoci che l'altra alternativa è quella di ridursi a frigoriferi o bidoni da immondizie. Nutrirsi con quel pane che piove dal cielo vuol dire non lasciar passare neanche un giorno senza che vi sia incontro, dialogo con Gesù Cristo. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.